Mister Roberto Bucchioni, dunque una vittoria sullo Spezia vendicando l'andata. Sì, l'andata avevamo perso 2-0, ma avevamo fatto un'ottima partita. Ricordo due gol presi nel finale, ma il primo tempo era stato di ottima fattura. Oggi è una bella vittoria, i ragazzi sono stati molto bravi, perché lo Spezia insomma, è una buona squadra, messa bene in classifica, fisica. Ci siamo difesi quando c'era da difendere senza poi rischiare più di tanto. E quando ripartivamo io avevo sempre la sensazione che avremmo potuto essere pericolosi, così è stato. Siamo andati diverse volte vicini anche al 3-0, insomma una buona gara. E vicini al 3-0 soprattutto appunto dopo il doppio vantaggio, magari nella parte iniziale della partita avevamo capitalizzato nel modo migliore le occasioni. E poi insomma ci siamo sciolti bene, soprattutto dopo il raddoppio direi. Sì, sì, ci siamo partiti bene, abbiamo subito fatto i gol, poi la partita magari si è messa anche più congeniale alle nostre caratteristiche, abbiamo giocatori ali veloci che attaccano lo spazio con Lucia che poi tra l'altro ha fatto la doppietta, che è molto bravo ad innescarle. Oggi sono soddisfatto, mi lascia il rammarico che altre partite giocate con l'intensità e l'agonismo che ha messo oggi poi avrebbero potuto avere un risultato diverso, ma i ragazzi sono questi, nel senso che alternano partite molto buone ad altre molto meno buone, quindi sta a me a riuscire a dargli la continuità giusta. Non so se facevi riferimento magari al turno infrasettimanale. Sì, sicuramente, con una squadra che secondo me era meno attrezzata dello Spezia, che è venuta a Parma, ci ha battuto 2-0 meritatamente, quindi ripeto, a volte c'è questo rammarico, però insomma, è esperienza anche questa che fanno i ragazzi con loro.